Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a imparare questo bel riff che hai ascoltato in slap. È tratto dal mio metodo ebook Easy Slap ed è il numero 14. Per arrivare a... noi stiamo parlando in questi ultimi esercizi dal 13 in avanti dello strappato. Nell'altro, nel 13 che... dovresti vedere l'altro video che è già uscito, andavo a parlare appunto dello strappato fatto sulla sua ottava. Qua andiamo a sviluppare, oltre allo strappato, anche la ghost note fatta sia col pollice che con lo strappato, alternato alle note reali, che poi è una delle cose più difficili perché è un fatto di controllo, nel senso che non deve essere la mano destra che va a gestire la ghost note, ma almeno questo tipo di ghost note, poi ne gestirà altre, ma deve gestirlo tutto la mano sinistra. Quindi io ho la mia ipotetica ottava do do ad esempio. Se voglio far uscire le ghost non devo cambiare il modo di colpire con la destra, il modo con la destra è esattamente uguale, è la mia sinistra che andrà a gestire la cosa alleggerendo, quindi col pollice, cioè scusami, quando colpisco col pollice sarà l'indice che alleggerisce, anziché fare così alleggerisco e magari metto anche un altro dito per evitare l'armonico, soprattutto in zona re. Senti che questo è fastidioso, se vado ad appoggiare un secondo dito lui mi va a fare la ghost come piace a me, come piace sentirla. Stesso modo per lo strappato, posso tenere la mano un pochettino più aperta e appoggiare un paio di dita almeno, o comunque non con la punta o anche con un'altra zona della falange. Ok, se mettessi solo uno, anche qua il rischio armonico è alto, quindi devo mettere almeno un paio di dita e cerco di non mettere la punta, perché se lo metto con la punta del polpastrello rischierei di fare uscire la nota, mentre io invece voglio la ghost. Per arrivare a questo esercizio 14 che hai ascoltato, nel metodo ebook andremo a trovare tre esercizi preparatori che preparano la tecnica per arrivare fino lì. Nel primo mettiamo a posto il movimento della mano sinistra, perché per fare l'ottava sia normale che con l'agosto noi dobbiamo spostarci sempre con il dito 1 sulla tonica di ogni accordo, quindi abbiamo do mi bemolle, re si bemolle, sempre corda di la. Quindi andiamo sul tasto 3 e trasformiamo in ottavi solo col pollice, così esercitiamo anche un pochettino il movimento di pollice, come abbiamo fatto nell'altro metodo in cui lavoravamo solo sul pollice. Vado a cercare sul mio sito se ti interessa impostare soltanto il movimento di pollice. Quindi abbiamo do, mi bemolle, re, si bemolle. E lavoriamo così ad ottavi e esercitiamo la mano a spostarsi sulle toniche, perché poi dovrà andare a prendere l'ottava. Nel secondo preparatorio quindi andiamo a mettere quest'ottava sempre con i nostri ottavi, ne facciamo do, 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 spostiamo mi bemolle e ripartiamo. In questa fase studiamo anche, come avevamo già detto, quando strappiamo sia con la nota staccata, come quella più musicale che piace di più a me, in questo modo che hai sentito, anche questa alterniamo anche la nota lunga così come è scritta. Molto utile anche questo per comunque gestire la pressione sulle varie note e poi per il movimento. Nel terzo esercizio preparatorio, difficile, andiamo a suonare sempre questi quattro accordi, quindi do, mi bemolle, re, si bemolle, suonando con il thumb il primo colpo nota reale, e poi avremo strappato,
pollice è strappato con le ghost, quindi si sentirà come nota reale solo la prima. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Questo qua richiede molto, molto controllo, poi soprattutto quando lo porti su di velocità. Però se poi hai raggiunto questo livello, forse l'esercizio 14 è un po' più facile da gestire, almeno così ho trovato con vari miei allievi quando l'abbiamo affrontato. Andiamo a fare note reali, pollice strappato, ghost, pollice strappato. Quindi 1, 2, 3, 4, 2, scusami. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, quando vai a spostare, non dimenticarti del pollice. Il pollice deve, non so se riesco, seguire sempre tutta la mano. Non devi fare così e tenere il pollice fermo, altrimenti qua va a alterarti la posizione e l'apertura della mano, quindi fai attenzione anche a questo. Detto ciò, ti ho dato tutti gli elementi, mi raccomando dai un'occhiata al mio metodo, guarda magari sul mio sito, ci sono tanti video didattici, anche tanti spezzoni, pezzi di parti, e se no, se vuoi anche acquistarlo, costa veramente pochissimo, quindi spero che possa esserti utile. Allora, noi ci vediamo al prossimo video, grazie per avermi seguito. Metti un commento qui sotto, un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!